una sigla passata di moda o la capostipite di tutte le sportive di Borgo Panigale. Oggi vi raccontiamo la sorprendente storia della Ducati Supersport del 1991. Bentornati sul canale di Dimensione Guida. Se radunassimo alcuni appassionati, in particolare di Ducati, e chiedessimo loro qual è stata la sigla più importante per la storia sportiva di Ducati, probabilmente ci sentiremmo rispondere i nomi di modelli come 916, 851, Panigale. Ma credo che sia abbastanza difficile che qualcuno dica Supersport. E invece, se c'è stato un modello che ha fatto la differenza nella storia del marchio di Borgo Panigale, questa è proprio SS. Per capire come ciò possa essere accaduto, dobbiamo ancora una volta tornare un po' indietro nel tempo. Siamo nel 1972, a Imola. Sta per andare in scena una competizione del tutto nuova e anomala per il panorama italiano. Si tratta della 200 miglia. Checco Costa, geniale, così, promotore, no, di eventi, padre del dottor Claudio Costa, il celeberrimo medico dei piloti, nonché fondatore della clinica mobile, ha importato dagli Stati Uniti una formula che ha avuto negli States un grandissimo successo. Una gara sulle 200 miglia, molto lunga, con protagoniste le versioni sportive delle maximoto dell'epoca. Sulle rive del Santerno accorrono decine di migliaia di appassionati. La corsa ha un grandissimo successo e infatti si presentano in maniera più o meno ufficiale quasi tutte le case presenti sul mercato. C'è persino Giacomo Agostini che porta in pista una versione elaborata della MV750 4 cilindri con trasmissione cardanica che è in vendita in quel periodo in serie. Di fronte a questo foltissimo pubblico si presenta anche Ducati, che porta una versione denominata Sport Imola, che non è altro che una versione elaborata della 750 GT che già un paio d'anni prima è apparsa sul mercato e che è la prima Ducati equipaggiata con motore bicilindrico. La differenza sostanziale, a parte ovviamente il look racing, la ciclistica aggiornata e quant'altro, è l'introduzione del sistema di distribuzione a coppie coniche desmodromico, tanto caro all'ingegner Taglioni, che in quegli anni è il progettista di tutte le Ducati. A sorpresa persino per gli uomini del team, Ducati domina fin dalle prove, segna la pole position e vince la gara con una doppietta che è destinata a rimanere nella storia. Primo si classificherà Paul Smart, l'americano, pilota americano che è stato scritturato molto rapidamente, pochi giorni prima della corsa, davanti all'italiano Bruno Spaggiari, con un sorpasso all'ultimo giro che ancora oggi fa discutere. La Ducati non si lascia sfuggire l'opportunità data dalla enorme notorietà che questa vittoria gli ha dato e già l'anno successivo presenta la 750 Supersport, che è la prima vera grande sportiva Ducati e che si inserisce nel mercato allora fiorente delle maximoto. Alla 750 succederà la 900, in realtà è 860 la sua cilindrata, che enfatizzerà ancora di più il carattere di questo bicilindrico che ha nel suo essere pieno di coppia, veloce, dotato di una ciclistica molto rigorosa, proprio incarna quell'icona della sportiva all'italiana che tanto successo ha avuto nel mondo. La Ducati del 900 Supersport in quegli anni è una delle moto più veloci disponibili sul mercato, nelle prove di alcune riviste dell'epoca supera addirittura i 225 km/h reali. Ma è una sportiva dura e pura, è dotata di un telaio granitico e molto stabile, ma richiede grande perizia nella guida e gente esperta. La Ducati 900 SS è protagonista anche di un altro evento assolutamente leggendario per quanto riguarda Ducati. Nel 1978, a sorpresa, Mike Hillwood, che si era già ritirato dalle corse in moto da parecchi anni, decide di rientrare. L'asso inglese lo fa a modo suo e rientra nelle corse partecipando al Tourist Trophy proprio con una Ducati 900 SS elaborata dalla NCR, la storica scuderia
corse di Bologna. Pur di fronte a una concorrenza agguerritissima, in particolare l'onda ufficiale guidata da Phil Reed, la grande classe del campione britannico riesce ad averla vinta e si impone davanti a un pubblico che davvero ricorderà quell'evento. Ducati addirittura celebrerà questa vittoria creando una versione speciale che si chiama appunto Mike Hillwood Replica, ancora oggi quotatissima e ricercatissima. Durante però il declino degli anni 80, periodo forse tra i peggiori per Ducati, il marchio SS viene via via un po' abbandonato, non più rinnovato, arriva il motore con la distribuzione a cinghie dentate, detto piccolo, e il glorioso 900 a coppie coniche non viene più rinnovato. Per attendere a una rinascita del marchio Supersport dobbiamo arrivare fino all'acquisto da parte di Kajiva di Ducati, che nel grande impulso che riuscirà a dare alla casa di Borgo Panigale avrà anche nelle sue mire questo storico marchio. I fratelli Castiglioni ci riprovano abbastanza presto, prima con una versione sport che in realtà è il connubio tra il telaio della 750 F1 e il motore della Paso con le ruote da 16 pollici, che è già un buon inizio ma ancora non convince del tutto gli appassionati. Ma la vera svolta arriva nel 1991, quando viene presentata la nuova Supersport in versione 900, di cui vediamo questa versione speciale che si chiama Superlight, che riscuote immediatamente un grandissimo favore tra gli appassionati e che viene declinata in una vera e propria gamma. Si parte dalla 350, realizzata appositamente per i diciottenni, che all'epoca non potevano guidare moto di cilindrata superiore, e si passa alla 400 per il mercato giapponese, alla 600 e poi su fino alla 750 e alla 900. La 900 è offerta anche in questa prestigiosa versione numerata, ne verranno fatte quattro edizioni più la Final Edition, che presenta alcune caratteristiche molto particolari. Viene alleggerita, è monoposto, ha gli scarichi più alti, tutta una serie di dettagli che la rendono ancora più interessante. Qual è il carattere di questa moto guidata oggi? Beh, avete presente quando trovate quelle inserzioni nei mercatini dell'usato dove è scritto astenersi perdi tempo? Beh, la Ducati 900 SS è così, astenersi perdi tempo. È una moto che richiede davvero di essere guidata con grande perizia e con grande determinazione, perché tanto chiede e tanto dà. È soprattutto una sportiva tipicamente di quegli anni, essendo ancora dotata di carburatori non di iniezione. Il motore ha un carattere molto forte, molto deciso, ma anche piuttosto scorbutico. Giusto per darvi un'idea, è abbastanza difficile in sesta marcia scendere sotto gli 85-90 km orari senza ritrovarsi con il rischio di perdere qualche otturazione dei denti dalle vibrazioni. Le rotonde bisogna farle con la frizione in mano, in prima o in seconda, e con grande attenzione. Ma a parte questo, rimane una moto meravigliosa secondo me, perché davvero incarna lo spirito e il DNA delle Ducati di quegli anni. Io credo che qualsiasi appassionato di questo marchio, almeno una volta nella vita, dovrebbe davvero vivere l'emozione di guidare una Ducati a carburatore, in particolare, perché davvero hanno un carattere tutto loro. E quindi oggi è ancora molto ricercato sul mercato, soprattutto la versione Superlight, perché appunto, come vi dicevo, è una versione tiratura limitata e di conseguenza mantiene un grosso valore anche nell'usato. È una moto che, a differenza della Coeva 916, è un po' più utilizzabile. L'impostazione di guida è meno estrema, offre tutto sommato una certa comodità, richiede semplicemente di essere condotta come è giusto fare con una moto di quegli anni, quindi con la consapevolezza che non si tratta di una moto facile. Nonostante le prestazioni, siamo circa 73 cavalli alla ruota e 75 Nm, siano simili a quelli di una media attuale. Non fatevi tradire, questa è una moto veramente da prendere in considerazione se si vuole vivere oggi lo spirito di quegli anni.
Ma per concludere, per farvi capire che cosa intendo, penso che l'unica cosa giusta da fare sia farvi sentire come suona.